chiedevamo come nasce una compagnia teatrale e come è nata la vostra. Vai. Dato come ti chiami? Federica. Ci presentiamo anche noi. Ciao Federica, ciao a tutti, io sono Michele e non sono quello rosso della compagnia. E niente, come nasce la compagnia? Ti posso dire come è nata la nostra? La nostra è nata da un incontro mio e di Marco a un corso laboratorio di un mese di commedia dell'arte a Venezia nel 2007. Dopo questo corso, dove non ci stavamo neanche troppo simpatici, abbiamo fondato una compagnia con altri ragazzi fra Spagna e Italia. Da lì è nato il nome, perché eravamo ragazzi di tutta Italia, quindi lo stivale, stivalaccio, per non prendersi troppo sul serio. E da lì però, come succede in tutte le compagnie, man mano qualcuno lascia, qualcuno raddoppia. Insomma, sì, diciamo che io e Marco siamo quelli che ci abbiamo creduto un po' di più, ecco. E abbiamo continuato a lavorare insieme, sebbene tenevamo un piede in altre compagnie, fino a 3 anni fa, quando abbiamo visto che il lavoro stava andando bene e volevamo portare in giro una nostra poetica, e quindi abbiamo detto basta, crediamo in una sola cosa, crediamo in quello che siamo noi e proviamo a portare in giro la nostra poetica. E per ora, toccando ferro, ci ha dato ragione. È lì che veramente nasce in qualche modo, quando vedi che insieme c'è un obiettivo, un punto anche lontanissimo al quale vorresti arrivare, no? E un'idea di teatro che condividi. Diciamo che dal 2007 fino a qualche anno fa ci siamo annusati, no? Per capire se potevamo fare questo percorso. Percorso insieme perché alla fine è come stringere, cioè, un'azienda vera e propria, no? E la puoi fare con chi ti fidi, però in teatro c'è qualcosa in più, perché porti in giro un pensiero, porti in giro la tua arte, no? Quindi qualcosa di più interiore, e lo puoi fare soltanto con qualcuno con cui condividi questo. E quindi siamo io e Marco che abbiamo buttato la prima pietra, però poi ci sono altre due ragazze in compagnia, Anna De Franceschi e Sara Levi. In totale siamo in 4. Va bene.